Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di retro gadget da collezione, un argomento vicino al retro computing, come vedremo. Il primo argomento è il Walkman della Sony. Penso che lo conoscano tutti. Se qualcuno non lo conosce, beh, è veramente messo male, male, male. Il Walkman è un lettore di musicassette. Fu creato da Akio Morita, Masaru Iwuka e Koko Ohsone. Fu prodotto dalla Sony dal lontanissimo 1978 sino al 2010. La parola Walkman fu anche un marchio. Il primo esemplare fu venduto nel lontanissimo 1 luglio del 1979. Il primo modello prodotto da Sony fu il TPS-L2 di colore blu argento. Per un breve periodo ebbe anche il nome Sony Soundabout, poi però fu cambiato nel marchio Walkman. De facto il Sony TPS-L2 fu il primo registratore portatile al mondo, per quanto con il tempo la capacità di registrazione fu rimossa per lasciare solo la capacità di riprodurre musica. Furono aggiunti equalizzatori Dolby, autoreversi, modelli Sony WM-D6C e successivi avevano una qualità audio comparabile con i lettori da tavolo stereo. Ovviamente io, come vedete, ne conservo uno in ottimo stato di funzionamento. Lo ebbi a comprare nei primi anni del 1990 e lo conservo in modo religioso ed attento. Verso la fine degli anni 90 lo Walkman ebbe un calo nelle vendite in favore della diffusione dei CD portatili e poi dei lettori MP3, ma il successo in termini di numero di pezzi venduti dallo Walkman per un lunghissimo periodo che andò dal 1 luglio 1979 fino al praticamente il 2010, ecco il totale dei numeri di pezzi venduti dallo Walkman della Sony, o comunque anche da quelli Panasonic, che poi varie aziende giapponesi e coreane si misero a produrre lo stesso prodotto su licenza Sony, ma rimarcato in altro modo. Ecco, il numero di pezzi venduti del Walkman e dei simili Walkman è stratosferico ed è di gran lunga superiore al totale di tutti i lettori CD portati e i lettori MP3 venduti, anche perché i lettori MP3 poi furono cannibalizzati ed integrati negli smartphone. Un altro piccolo gadget giapponese che ha fatto la storia dell'informatica ludica è il piccolo videogioco portatile Tamagotchi. Fu creato da Ikiro Yokoi e Aki Maita e prodotto da Bandai il 1 maggio 1997. Una piccola console in miniatura, in forma di uovo, con un piccolo schermo al quarzo e un'interfaccia composta da tre tasti. Il gioco consiste in un simulatore di vita e quindi di appunto prendersi cura di un piccolo animaletto virtuale dandogli il necessario per vivere, impartendogli la giusta educazione. Tamagotchi ebbe a vendere 82 milioni di pezzi, diventò anche un fenomeno di massa tra la fine del 1990 e i primi anni del 2000. Ecco due retro gadget che sintonerebbero alla perfezione in una collezione di retro computing e che nel tempo indubbiamente sia il Sony Walkman quanto il Tamagotchi finiranno per acquisire sempre di più nel tempo un valore storico ma anche commerciale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.